Carissimi amici della Paurotomia, buona domenica. Oggi facciamo un video. Me l'hanno chiesto alcuni amici per presentare questo ibrido che in realtà gioco forza, è diventato un ibrido perché ho un rasoio abbastanza raro da trovare, un rasoio 2015, e io ho trovato solo la testina su eBay, quindi ho dovuto costruirmi il manico, non costruirmelo io, cioè aggiungere un manico. E siccome il manico originale non mi faceva nemmeno impazzire, ecco qua il mongoose d'acciaio 316L, dovrebbe essere, eccolo qua il mongoose con un manico Windsor che li trovo eccezionali. Questo è acciaio 303 Aisi, ma comunque sempre acciaio è. Questo è un single edge, quello che si carica con le lamette di questo tipo qua lunghe. Queste sono le Kai Captain. Allora, armiamolo subito. Vedete, guardate che bel manico. Sembra una chiave inglese quasi. Bulloni. Molto, molto meno pesante. E questa è il Mongoose 2015. Io avevo già il Mongoose Alumingoose, quello d'alluminio, però d'acciaio, e un'altra cosa. Rasoio che non è proprio, come dire, timido, ecco, diciamo così, quindi qualche taglio ci potrà stare, anche perché, come si diceva tra noi amici l'altra sera, provando un rasoio praticamente al giorno, è chiaro che non hai mai il pieno, come dire, controllo. Bisognerebbe provare a usare una settimana di fila almeno. Comunque, eccolo qua. Guardate che un'esposizione non da ridere, non da ridere. Eccolo qua. Oggi proviamo una cosa di agrumato perché mia moglie è andata a Parigi e mi ha portato due regalini, due confezioni da 50 grammi di Martin de Cantre, in questo caso l'agrumato, eccolo qua. Martin de Cantre Agrumes, eccolo qua. Un mito della saponeria francese e non solo, Martin de Cantre. Mai usato, questa è la prima volta che lo uso, come potete vedere. Piccola la confezione, però usiamo un pennello piccolino che è il CB2, così almeno facciamo le cose fatte a misura. Mi sciacquo il viso e bagno il pennello per prelevare poi il sapone e montarlo magari in questo scatter con gli iniziali, se vado a fare pacciarama. Questo è lo scatter, ma adesso è vuoto, lo uso come ciotola normale con il pirata. E qua le mie iniziali, che è la mia sigla quando mi firmo. Allora, sciacquo il viso. E sciacquiamo il pennello, che deve essere umido, come ormai non so nemmeno più a ripeterlo, ma non bagnato. Andiamo a prelevare il sapone. Chiaro che è piccolo l'orifizio, diciamo, però si riesce, insomma. Al massimo non si fa in più riprese. Martin de Cantre è famoso per essere uno dei migliori saponi del mondo, non è che stiamo parlando di pizza e fichi. Sprigiona veramente un profumo di agrumi intenso. Ecco, vedete che lui lo preleva, io gli do una mano con l'inciuffo. L'unico difetto di questa confezione era 50 grammi, che potevano farla magari più larga e più bassa, no? Allora, iniziamo così, poi se non basta, se non monta,
Andiamo a prendere dell'altro. Andiamo a vedere. Ma sembrerebbe reagire. Guardate, no? Che dite? Buon montaggio, anche se il prelievo è stato non difficoltoso, però ci è voluto un attimo di attenzione. Pennello piccolo, Chubby 2 Synth. Guarda che panna. Allora, forse coraggio. Mongoose single edge con manico Windsor. Lame Kai Captain chirurgiche. Ebbene, la mia pace, po' di concentrazione perché è difficile tenere l'angolo di rasatura lì sotto i baffi. Fatto, il pelo è andato. E non solo il pelo, proprio di 2 giorni. Ma noi facevamo anche la seconda passata, chiaramente, per dovere di. Questo sapone è un'eccellenza. E sprigiona anche un profumo molto 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 agrumato. Ecco fatto. Allora, il
Poi attenzione. Ma vedete che è un trattore. È un tractor. Qui contro pelo netto. È il tractor. Qui non c'è più niente, niente, oh. Due peletti incarniti, per modo di dire. Finito. Pignoleggiamo. A posto. È il trattore. Acqua fresca. E tamponiamo. Allora. Guardate che il risultato. Un BBS assolutamente eccezionale. Allora, sciacquo un attimo di solito il mestiere. Iniziamo con il nostro mongoose d'acciaio col manico Windsor, anch'esso d'acciaio ma l'acciaio diverso, 303 ASI, 316 L. E la lametta Kai Captain, lametta chirurgica, quelle lunghe, via dal cimitero delle lamette. Sciacquata, poi vedete che adesso lo asciugo, un binomio, io direi, io le preferisco, le Kai e le Feder come lamette lunghe, devo dire, ma a mio parere personale, poi ognuno. Forse sono più taglienti, ma meno, come dire, si inceppano di meno. Però, sa, le uso così poco che. Vedete la scritta Mongoose, spero che si veda. Eccolo qua. Direi che io sono soddisfatto di questa combinazione che ho trovato, no? Perché il manico originale non è che mi facesse impazzire. Il pelo è più o meno lo stesso, ma così è veramente un bel pezzo. Cioè, io lo trovo un bel pezzo, poi non so voi. Vabbè, CB2 ragazzi, non c'è niente da dire, cioè, è uno dei migliori sintetici ancora adesso, dopo tanti anni che è sul mercato, specie quando si serve un pennello non troppo grosso e un pennello da viaggio, CB2 Simpson, garanzia. Martendo e Candr, anche nonostante gli anni di questo sapone che sulla breccia, la protezione è ai massimi livelli e anche il post non è assolutamente male. Non è assolutamente male. Qua io vi faccio leggere l'inci, così almeno non stiamo a elencarlo. Savon et rasé. E in questa versione agrumata si sprigiona veramente tutto il sapore, l'odore degli agrumi, le parfum des agrumes. Parlo in francese. E allora a sto punto, visto che siamo parlando degli agrumi, acqua di Parma, Cologna, grande livello. Beh, d'altronde Martin de Candon chiama un profumo, una scelta di Cologna di alto livello.
Crepi d'avarizia. Beh, non sto a dirvi la qualità di acqua di Parma, anche lì sono quelle cose che sono si raccontano da sé, ecco, diciamo così. Avrei potuto scegliere altri agrumati, non è questione, però ho voluto per una volta usare acqua di Parma, l'originale, la Cologne originale. Va bene, io spero di avervi mostrato una rasatura. Ah, ecco, anche la ciotola, devo farla vedere perché è fatta molto bene. Si chiama la canaglia, fatta da Elisabeth Occhi, vedete, canaglia. Questa è la canaglia, eccola qua. E fa scuttle, ma vedete che va anche bene come ciotola. Non è tanto pesante, è pesante, ma non è pesantissima. Si tiene, insomma, quindi ottima. Bene, io sono stato veloce, volevo perché essere lunghi non serve a niente. Se si può, piccolo red point, pazienza, ma era normale con il tractor. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti. Ciao!